Ma facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, No, Visino. quale? La famo una cosa, Ganza. Rubamo. C'è una macchina vicino Ma al mio sì, ma furgone. scusa. Non so di chi sia. Inculiamo quello che c'è Scusa, dentro. prendiamo quello che c'è e Pigliamo poi tutto quello che si c'è dona a dentro. chi ne ha bisogno. E si dona. Facciamo i Robin Hood di Ci Longone. sto, Visino, I ci Robin sto. Hood di Longone. Non farmi le cose scemo. Aspetta che giro, Visino. Aspetta, aspetta, Visino. Quanta roba che Vicino c'è! qua, È sta tolla, è Madonna. piena a tappo! Siamo vicino al ridosso del Natale, sarà bene che stiamo quasi È sicuri. arrivato il padrone! Cosa stai facendo? Anche Niente, Dio, dai. niente! E dopo questo pessimo recitazione, io ho fatto una recitazione di una bruttezza, nemmeno c'è più Finita, ma d'oro! va bene così. Raccontaci, questa macchina itinerante cosa porta? Niente, questa sono panettoni. Tiene un po' uno in mano, fai qualcosa, un testimonial. Resini, su. Faccio io? Sono panettoni per l'associazione Agbalt. In pratica aiutiamo questi bambini, cioè loro aiutano a I noi, genitori dei bambini con dei sì, problemi. che hanno problemi di tumori, purtroppo. E niente, noi diamo una mano a loro, loro danno una mano a noi, Che vino? offrendoci un posto per dormire con luce, acqua, gas. Cioè, è un'associazione che si occupa di Sì, genitori, di bambini che hanno avuto dei problemi. Ieri vi ho regalato una testimonial ieri di eccellenza, la mia mamma, che ha grande. letto la pergamena, ha letto tutto. Pergamena, che Quindi, qui c'è il che messaggio. succede? Noi ora faremo nell'edicola Albana, sopra il sito, dove scorrono le notizie, metteremo il numero di Roberto, che voi potete contattare direttamente per avere, perché ora c'è questo problema che i mercatini Non si non sono stati fanno, fatti. sono pieni C'è di un casino venditori. con Io questo perché sono Covid. rimasto in tutta questa roba qui, che insomma è un peccato perché siamo di corso del Natale, si fa del bene, però purtroppo non hanno un Allora, non posto. essendoci la possibilità quest'anno ai mercatini, è una cosa un po' più itinerante, quindi In pratica, mascherina e tutto, ve lo portiamo. vengo io direttamente da voi, mi chiamate, mi mandate un messaggio. E, anzi, ora devo dire, noi abbiamo venduto, io e Tommaso Puccini, quasi 1100 pezzi. 1100 pezzi e no, 9000 sono dovuti all'Agbalt e 4000 di offerte, in pratica vanno a un progetto, sempre all'ospedale di Santa Chiara Oncoematologia, per fare dei murales all'interno questo percorso dove i bambini entreranno dentro l'ospedale e vedranno tutti questi disegni di Walt Disney. Per rendere il Cioè, clima un dovete pochino meno freddo di quello che mettere, sarebbe no? un Cioè, siamo ospedale. proprio sopportare per quindi tutta. magari contattate Baravelli, te ci ha fatto tutto dovere anche lui. Baravelli, Marco, Abbiamo infatti. diviso la cosa, quindi con l'edicola, un pochettino a Tommasino, un pochettino all'Agbal, quindi insomma vediamo anche quest'anno di essere forti e dare una Ecco, nel mano. frattempo è entrato ora Baravelli. E quindi anche Agbat è fatto. Benzina ci penso io, non ti preoccupare. Quindi Allora, noi ringraziamo intanto Roberto, ringraziamo grazie a Tommaso, le voi. signore di Arianna e Oksana. Oksana che ieri mi ha chiesto l'amicizia. Vi ringraziamo Grazie a voi. mi raccomando ragazzi, tanto voglio dire, il panettone, come dico sempre, va a Va a comprare. comprare, Perché sennò che grazie. Natale è? Il Il vino, ci vuole una bottiglia di vino in vino, casa? il vino è buono, cioè, è buono, nel Oh, senso è non è che so di buono. quelli, diciamo, l'ho preso. Oh. No, È una bottiglia sorgiano, seria. me la do in bottiglia seria. Quindi noi La metteremo confezione è carina, perché il ci vuole numero, qua. faremo un articolo nella pagina dell'edicola e metteremo un numero È che. carina la confezione, perché poi puoi anche ampliare. Ah sì, Cioè, eh? sì, puoi fare un Fai la ampliamento, dia. previsto, puoi fare la dia fino al 40% con la scatola. Quindi mettendone due di scatole viene anche più bella. Guarda, poi è anche bella anche da regalarsi, guarda bello. È carino proprio Eh? l'idea, perché poi insomma Poi al limite uno può mettere anche tipo, due. lo puoi disegnare, Buongiorno lo puoi Arianna, è fare. entrata Ti tua puoi fare i moglie, pannelli fotovoltaici qui sopra. eh? Sì, eh? Sì, Vedi, quindi quindi sì. anche per i bimbi per Per Natale, da che i bimbi, devono stare in sì, anche casa. sotto l'albero di Puoi Natale, sai. disegnarla, Quante capito? cose vi dovevamo Ma perché dovremmo dire, spiegare noi ragazzi? queste Ma cose? perché? Fate un Intanto ha po'. fatto? Beh, perfetto, comprato. Allora, ragazzi, noi lasciamo andare Roberto a Sugino, perché insomma. Grazie, grazie a voi, E a dottore. noi lascia stare, grazie, fa padre Pio, c'ho solo la barba io. Nemmeno quella. Nemmeno quella, Teresini. Grazie, allora, per questa cosa. Noi andiamo avanti con l'edicola itinerante stamattina. Quanto è il numero di telefono? Sì, tanto no, ce l'ho, ce l'ho. Per 2 minuti.
L'ha messo ieri da tua moglie sulla diretta da Yamaha. Se qualcuno vuole andare a vederci, è sulla diretta da Yamaha il numero. Poi comunque ve lo ridarò anch'io in un gruppo. Prendi il tablet. Grazie, Roberto. E i regini, siccome non possiamo stare fermi, non possiamo stare fermi, Con le che c'è. mani, sono già le 17, tra un po' vi faccio anche ciao, però questo Quando oggi eri di sto. festa, te? No, davvero, oggi entro alle 9, fermo, fermo. Oggi ho l'ingresso ritardato. Allora, fisso, vai. Così? Sì, No, sì. ma qui siamo nella cosa, eh. Vai. Vado? Dobbiamo arrivare un attimino. Minchia, 96 persone stamattina, vedi? Ragazzi, abbiamo fatto questa bella cosa, quindi mi raccomando, contattatelo. Che bene o male. Allora. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, dove siamo? Oh, Vedete che hanno Piombino. fatto nuovo Oh. tutto le. Sì, ma sono più Sto nuovo, ma non è avanti, che lo sto so, ho già avanti, sto superato. avanti. No, no, vai, vai. Vado? Aspetta, Vaia, proprio. siamo. Vai. Madonna, sono qui a prendermi. Eccolo. Oh. Allora, il Covid, ragazzi, non molla la presa. Facciamoci così piano piano. Buongiorno a Altri tutti, 20 buongiorno. contagi, altri 20 contagi abbiamo, eh. E abbiamo i numeri peggiori dell'intera ASL, quindi abbiamo Bene che ci anche. fa. Stiamo andando perché praticamente Abbiamo. siamo un po' rispettosi delle regole. Stamattina c'era Roberto e non Giustamente. potevamo stare troppi a ridosso del bar. E quindi ci siamo messi qui. Ora se chiudono la sbara Se chiudiamo senza la sbarra. pisciarsi le risate. Quindi Prendi. abbiamo i numeri peggiori dell'intera ASL, cioè te ne rendi conto? Cioè, capito? Siamo da isola, diciamo, free COVID, che eravamo, insomma, ora in questo momento siamo in difficoltà, siamo in difficoltà. Quindi altri 20 contagi dai tamponi di ieri, quindi niente, Niente, bisogna stare ragazzi, bisogna attenti, stare Vini, bisogna attenti, stare bisogna stare attenti. attenti. Ora sono 9 pazienti positivi anche per quanto riguarda l'RSA di San Giovanni, Ecco, questo è sappiamo brutto invece, questo che è la brutto. situazione è molto più delicata in quel tipo di strutture Ci lì. raccomandiamo ancora, non fate la caccia all'untore che tanto serve a poco e nulla, anzi, date una mano quando potete. Purtroppo c'è la terza vittima Covid, oggi Sì, proprio giornata di oggi, eh. disastro. Muore a 79 anni dopo aver contratto il virus. La donna residente a Rio era stata trasferita in elicottero a Cisanello nei giorni scorsi. Ieri il funerale nella chiesa del paese. Quindi niente. Anna di Napoli aveva 79 anni, residente nel comune di Rio, anche se da tempo era domiciliata nel comune di Capoliveri, nell'abitazione di una delle sue figlie. Facciamo davvero le condoglianze alla famiglia. Ragazzi, bisogna stare attenti. San Piero, nel frattempo, il Covid mette in apprensione, ma ne usciremo con Accenditi. responsabilità. Ci abbiamo C'è anche Beneforti, c'è. interventi Ah, di buongiorno a tutti. Gian Mario Centini, Alessandro Beneforti, Patrizio Olivi e Guido Retari. Quindi, dov'è? Alessandro Beneforti, il fotografo che però in questa fase ha dovuto sospendere le lezioni con i suoi allievi perché prevedevano la presenza fisica. Noi eravamo un'isola nell'isola felice fino a poco tempo fa. Eravamo virtuosi, nel senso non si erano riscontrati alcuni casi di positività. Oggi i valori sono impennati, ma se si va a fare un riscontro tra i numeri di positivi e la popolazione, vediamo che siamo perfettamente in linea con i valori nazionali. Insomma, siamo tra quel 10% che si registra in tutta la penisola. Per cui non possiamo. Per cui, insomma, dice, ci sta, come è successo da altre parti, sta succedendo Toccata a qui. noi, toccata a Toccata a noi. noi. Poi noi ci abbiamo stampato che c'è un ospedale che non è Pure a attrezzato, questo che ok? ogni volta è, parte Capito? l'elicotterino, parte, poi una volta c'è mare, un parte l'elicotterino, poi qua c'è mare, un parte nemmeno la nave della capitaneria. Buongiorno, cioè, tutte le mattine Gente che c'è. ci guarda No, perché sflesciare, siamo su, dove c'è la sbarra del capito? C'è la posteggio. sbarra, poi Cioè, penso, vi faccio vedere dove non è che siamo. vogliono soldi questi. La sbarra è diventato treppiedi dell'edicolo del Ma e bar. quindi che succede? Che magari dicono forse vogliono soldi. No, no, potete posteggiare tranquillamente per ora. Quindi c'è una polemica a Sì, Capoliveri sulla giostra. ho letto anch'io, perché, vabbè, Perugia ha ruggito, effettivamente, effettivamente, ci sta un cazzo. una volta in piazza a Capoliveri e logicamente Ruggero, il Barbetti, ci vorrei sapere di chi è che ha firmato, visto che in Poi, se la questo metteva Ruggero, momento. avrebbe detto, vabbè, lì pestacci, non pandacci. E per Virella, Per per ricordare i vederla. tempi migliori. Allora, la giostra è stata messa lì in piazza. Ruggi, ruggi! A Capoliveri per ricordarci dei tempi migliori, dei tempi che furono, Ah, dicendo sì. guarda come stavamo bene. Quando eravamo giovani, te È lo un ricordi? ammonimento. Così te Ah, quando li soffri, porti i bimbi e gli dici: guardate,
Guarda babbo, un giorno quella potrebbe essere tua, ma te ne devi stare chiuso in casa. Devi stare chiuso in casa, devono stare buoni. Tambussato, E per quello, finché la giostra rimarrà ferma, noi non possiamo uscire di qua. Frigge! Il giorno che vedrai che la ruota gira, dici lui bello. Riesce a fare un pezzo di libro anche quando fa le dicole del bar. Entra dentro già si vede che scrive. Sì, no, perché è bella sta cosa, perché è proprio una metafora. La giostra che gira, siamo tutti sulla stessa giostra che gira su e giù. Siamo tutti sulla stessa giostra, capito? Che si gira, che fa su e sta lì. Fate passare la ruota. Però... boom! Quindi, niente, è un simbolo. È un simbolo, è giusto, sì. La giostra ferma è un simbolo della vita, che in questo momento si sta fermando. La vita che si ferma è qua. Guarda. Il comune stanzia 330.000 euro per ridurre il peso della Tari. È un po' ingrassata la Tari. Un po' come me, eh. Quindi 330 li fa fare una bella cura di magranti. Quindi stai diventando come Fulvio. Ali, questa è brutta, Questa è brutta, Era un momento poetico, no? Era licenza poetica. Cioè, perché la licenza questa era proprio una concessione. Okay. Stix fa qualcosa, allora comunque allora, è inarrestabile. Allora, quindi stanzia 330.000 euro per fare per far dimagrire la Tari. Esauriti, sì, è vero. Sì, ed è per forza pulpo, come fanno esauriti? Terra nostra. Arriva la sopopera di Rio. A Rio Marina, il gruppo di minoranza Terra Nostra, mozione per fermare il passaggio al sistema porta a porta. Che uscio a uscio. Dicevano? Che invece mi dicevano, Che ti dicevano? Che funziona bene questo porta a porta. Ti bussano. Però non lo so, perché non lo so. Noi non ce l'abbiamo. Stavo vedendo sotto la notizia, no, quella. Invitiamo il sindaco ad effettuare quando studi fate i nomi e approfondimenti. Per le liste, quando fate i nomi. Attenzione! Che ha scritto lei? Esatto Stix, noi bisogna più degli altri stare in guardia e seguire le regole. Un in bocca al lupo ai... bimbi di Rio che oggi hanno la seconda mandata di tampone. L'abbiamo fatta ieri, l'abbiamo fatta. Ma anche oggi c'è quello di Longone, c'è la seconda mandata. Sono tre, l'hanno fatta in tre tranche. Sì. Quindi dice Terra Nostra, dice utilizzando abbasso i fondi venuti alle isole minori per le progettazioni sul territorio, eventualmente quelli derivanti dalla fusione in maniera tale da iniziare a generare il futuro del comune di Rio. Oh, quindi vediamo un po'. Vuole un loro Terra Nostra, porta a porta, di bussare questi periodi. I sacchi di sabbia in diretta streamings. Okay. Domani alle 21 sul canale YouTube della compagnia I Sacchi di Sabbia in programma la diretta streaming dello spettacolo Dialogo degli Dei in Dacia. Ok, bene, almeno domani guardatelo un pochettino. Ora con l'ultima notizia ce ne torniamo là piano piano, andiamo a prendere il caffè davvero. Allora, l'ultima notizia è brutta, ieri è morto un personaggio, io ho scritto tutta l'erba. Sì. È morto Nonno Verio che uno degli ultimi forse minatori di quelli. Minatori, sì, di quelli proprio che camminava, sta sovvissuta proprio. Sulle spalle, sul groppone, su tutto il corpo. E io quando c'era la festa dell'uva andavo sempre a cercarlo a Verio, perché mi piaceva vedere questo viso scavato, questo viso vissuto di questa persona che, e poi ho saputo anche ieri, ho parlato con altra gente, ne ha viste veramente tante. Quindi alla famiglia Rossi e Però vanno le nostre condoglianze per la perdita di Verio, all'amico Maffone che ha scritto delle belle cose, perché comunque sia giustamente i figlioli erano i nipoti di Velio, e quindi a tutto Capoliva, quindi ricordiamo proprio queste persone anche in futuro, perché insomma sono state davvero parte della storia di quest'isola, quindi importanti. Allora, lo stanno già facendo però noi andiamo a piacere il caffè, ora potremmo rientrare alla base, piacere il caffè, mi raccomando ragazzi, c'è i panettoni dell'Aigwart col vino pigliato, perché il panettone a Natale e ci vuole. Ci fa il grazie a tutti, arrivederci.